so che ha liberato il signor Cirillo, sì, so che l'ha liberato. Sapevo anche che lui diceva sempre che asseriva che voleva far liberare Moro e loro dissero chi, non so, dissero stai al posto tuo che non ci interessa. Questo me lo diceva sempre Raffaele. Quindi lui avrebbe potuto, ma le fu. Le capacità sue erano tante in quel periodo, non lo so adesso. Non lo so che cosa potesse fargli. Penso Per questo l'hanno sentito sul caso Moro. di sì. Credo di sì, ma comunque lo hanno sentito anche su Cirillo e non è stato mai, diciamo, sentito in prima persona quando ci fu il fatto di Cirillo. Poi dopo hanno asserito che lui ha veramente. Come diceva lui, l'antistato, lo Stato è andato dall'antistato. Il suo modo di parlare era così. Sembra che abbia portato Ipocrita. avanti forse una trattativa per la liberazione di L'hanno fatta questa Cirillo. cosa, cioè l'hanno fatta questa cosa qua. Hanno capito che Cutolo avrebbe veramente liberato il signor Cirillo. Invece per Moro. No, hanno bloccato. Chi fosse al comando all'epoca non voleva Aldo Moro libero, no. È stato sentito di recente sul caso Moro. Si è parlato di un pentimento di Raffaele Cutolo. No, assolutamente, è un uomo che muore con la sua dignità, basta. Lui sta Perché facendo il carcere con la propria, cioè la pena sta scontando nel carcere. Voleva uscire fuori, faceva il jukebox. parlare a comando la moneta. Com'è il 41 bis di Raffaele Cutolo? Eh sì. È isolamento totale, non può vedere nessuno. Non penso che può parlare con le guardie. Ci sono dei limiti là dentro al carcere, come quattro foto e biancheria intima un po' limitata. Non Ha può un'ora ricevere lettere. d'aria, ha No, un. non Ma va più all'aria. Perché per sua scelta o perché. c'erano delle regole da rispettare, come non mettere le ciabatte per mettersi le scarpe. Sono stupidaggini, però a lui faceva male. Non c'è nessuno nel Quindi non passeggio. usufruisce neanche dell'ora d'aria? No, no, Cioè no, non parla con nessuno? no. Questo da Non può quanto scrivere, non può tempo? ricevere lettere all'infuori delle persone che vanno a colloquio. Omicidio Torre a Pagano per le ricostruzioni. Sì, L'avvocato Torre. Io mi dell'avvocato ricordo Torre. all'epoca che fu scagionato su questa cosa, non fu accusato. Era la politica che ha ammazzato quest'avvocato, questo. A me dispiace tanto di parlare di queste cose. Io volevo anche farmi capire dalla famiglia, perché purtroppo mio marito è sempre il capo espiatore di tutte le colpe, cioè, come si dice, ha sempre detto lui che ha le spalle larghe e prendeva le colpe di tutti. Essendo un capo, troppo è così. Io Se l'avesse incontrata prima, se lei avesse conosciuto prima Raffaele Cutolo, forse. tante cose non sarebbero successe, diceva lui, perché avevo qualcuno da appoggiarsi, un amore, qualcosa. Ma io penso che è il destino.